Buongiorno a tutti, grazie per essere qui a questo appuntamento che è una conferenza stampa di presentazione del servizio culturale Spotline, comunicazione e promozione. Man mano presenterò gli ospiti che sono qui al mio fianco al tavolo e parto con una breve introduzione col dire che tutte le arti contribuiscono all'arte più grande di tutte, ossia quella di vivere. Questa è una citazione di Brecht, che credo raccolga tutto lo scopo di questo servizio culturale che oggi ci accingiamo a presentare. In pratica, qual è lo scopo? Che cosa l'uomo lascia come testimonianza del suo passaggio in questo mondo? Noi siamo in Italia, quindi la culla, diciamo, delle arti, delle tecniche, di tutto quello che la storia ha consegnato in dote all'umanità, come dono immortale di bellezza ed estasi alla vita che sarà. Però in questo paese c'è la folle consapevolezza che non si investa adeguatamente nella cultura e non si protegga chi la incita e chi la produce. Qui non è solo un fatto responsabile aristocratico, ma anche antistorico, scusate, ma anche offensivo. È un oltraggio a migliaia di scultori e pittori, musicisti, scrittori, architetti, danzatori, poeti, attori e registi che grazie ai loro mecenati assistenti rappresentano da secoli l'immagine più bella ed emozionante del nostro paese, che il mondo conosce tutti i giorni, ha conosciuto nei secoli e nella storia. Passo subito a presentare le persone che sono qui accanto a me. Partirei dalla mia destra, l'attrice Annalisa Insarda. Buongiorno Annalisa, grazie di essere qui. La cantante Vittoria in arte Vicky Iannacone alla mia destra. E Buongiorno. la partner di Tao Produzioni, Serenella Fuschi. Bene, passo subito la parola a Vicky Iannacone. Prego. Buongiorno a tutti, partiamo con la spiegazione innanzitutto della Spotline. La Spotline nasce con diciamo, l'idea di promuovere artisti e aziende attraverso alcuni canali televisivi e radiofonici. Diciamo che in questo periodo del percorso anche mio artistico come cantante ho avuto la fortuna e la possibilità di stringere degli accordi con alcune televisioni e anche alcune radio molto interessanti in tutto il territorio nazionale. Abbiamo per la Spotline circa 40 televisioni che ci trasmetteranno su tutto il territorio nazionale e 40 radio. Quello che noi facciamo per la Spotline è promuovere artisti e aziende con questi canali. Ci saranno dei pacchetti che verranno offerti ai nostri clienti a seconda del tipo di promozione che ci verrà richiesto. L'idea però della Spotline è anche quello di offrire dei servizi culturali con professionisti dell'ambiente musicale e non solo, ambiente musicale, teatrale e anche professionisti che spiegheranno ai nostri clienti come nasce un'azienda. Quello che faremo nei prossimi mesi, partiamo da Campobasso proprio perché sono originaria del Molise e quindi ho deciso di iniziare questa attività nella regione Molise, cioè nella mia terra, per poi spostarmi anche in diverse regioni. Abbiamo anche un programma di muoverci con delle masterclass su Milano, appunto. Oggi abbiamo in collegamento una televisione dalla Lombardia, Press TV, che ci sta seguendo, che ci sta in qualche modo pubblicando questa conferenza, e faremo appunto delle masterclass nei prossimi mesi che riguarderanno canto, recitazione e cantautoriato. Qui accanto oggi abbiamo la fortuna e l'onore di avere un'attrice, Annalisa Insardà, che ha fatto diverse collaborazioni, diversi lavori anche con vari programmi. Adesso chiediamo a lei direttamente se sia così, non facciamo gaffe. E quindi la prima masterclass proprio che avremo a Campobasso sarà nel mese di novembre, indicativamente. Speriamo appunto queste forme restrittive che ci sono state date ieri dal Presidente. Vedremo un attimo come muoverci, lo comunicheremo sulle nostre pagine, però appunto quello che stavo anticipando, la prima masterclass sarà di recitazione con Annalisa Insardà e ci sarà in programma a dicembre
una masterclass di canto con Maria Grazia Fontana, per poi proseguire a gennaio, già in programma, una masterclass di cantautoriato con il cantante Gatto Pancelli. Nei prossimi mesi poi ci organizzeremo con anche altre attività. Intanto lascio la parola ad Annalisa Insardà, che ci spiegherà appunto il suo ruolo per la Spotline e per la sua masterclass. Grazie, grazie Vicky, grazie a tutti quanti voi, grazie Antonio, grazie Serenella, grazie a Prestigis TV, al Grand Hotel Rinascimento che ci ospita, anche lui partner della Spotline. È vero quello che dice Vicky, inizieremo la Spotline, diciamo un contenitore dei servizi culturali che vuole promuovere artisti, che vuole promuovere aziende, ma essendo servizi culturali proporrà anche delle masterclass afferenti ad ogni ambito artistico e anche culturale, perché avremo, come diceva, come ricordava Vicky, masterclass di recitazione, di canto, di ballo, di pittura, di scrittura, di giornalismo, quindi andremo a toccare ogni aspetto della vita sociale, però senza dimenticare quello che è successo ieri rispetto all'ultimo DPCM che è stato emanato e che sarà in vigore, diciamo, queste norme saranno in vigore fino al 24 di novembre. E giustamente dice Vicky, iniziamo con la mia masterclass che è prevista per il 21 e il 22 novembre, però non nascondiamo che faremo delle riflessioni in merito per capire se possibile, sempre mantenendo, rispettando le regole che ci sono state imposte, proposte, mettiamola così, se sarà il caso di fare questa masterclass proprio a ridosso della fine delle restrizioni oppure farla slittare a subito dopo. In ogni caso le iscrizioni restano aperte, eventualmente quelle persone interessate saranno telefonicamente, questo, informazioni di servizio, avvisate per eventuali slittamenti. Non posso, da attrice, non posso esimermi da dichiarare la mia delusione e il mio dispiacere per quello che è successo ieri, la chiusura dei teatri, tra le altre cose, il cinema e tutto quello che è stato chiuso. Siamo stati noi teatranti, noi protagonisti dello spettacolo dal vivo, massacrati, come tutti del resto, ma noi siamo stati gli ultimi a essere aperti, cioè il teatro è stato l'ultima attività a essere aperta quando il lockdown è finito e la prima attività a essere chiusa. E questo crea enorme dispiacere perché abbiamo avuto la possibilità di verificare che in 4 mesi di attività il teatro con oltre 350.000 spettatori ha contato un solo contagio, il che significa che il teatro fa bene. Per antonomasia il teatro promuove la vita e non il contrario, quindi comunque devo una dichiarazione di sostegno e di amore ai miei colleghi e a tutte le persone che fanno lo spettacolo dal vivo, mi era necessario. Poi per quanto riguarda la Spotline, ha parlato Vicky, approfondiremo col tempo, con il lavoro che faremo, saremo presenti su tutto il territorio nazionale, non soltanto con le masterclass, ma anche con la promozione dei nostri artisti e delle aziende che faranno riferimento a noi, perché le televisioni delle quali parlava Vicky, le radio delle quali parlava Vicky, comunque tutte le emittenti sono distribuite per l'intero territorio nazionale, quindi una pubblicità, una promozione fatta dalla Spotline è una promozione che arriva su tutto il territorio nazionale e non solo. Perché le ambizioni sono quelle anche delle spalle, diciamo comunicativamente parlando. La mia masterclass è la masterclass di recitazione che ha la caratteristica, questa prima masterclass, di poter avere tra le persone, tra gli iscritti, non soltanto giovani attori o attori che vogliano approfondire o che vogliano fare una nuova esperienza di attività attoriale, ci sarà la possibilità di avere degli iscritti anche neofiti, non che vogliano diventare attori, cioè questa masterclass non forma attori, ma perfeziona degli attori e dà la possibilità a chi vuole approcciarsi a questo laboratorio, a questa masterclass, a questo laboratorio che dir si voglia, la possibilità di affrontare un percorso interiore che magari non ha mai affrontato prima, perché magari fa un altro lavoro, perché non è interessato alla messa in scena, perché in questo caso il laboratorio teatrale non lo usiamo nel senso della messa in scena, ma nel senso dello strumento didattico, cioè usiamo il teatro per fare delle indagini su noi stessi che ci danno la possibilità di verificare, di indagare i nostri limiti, di verificarli, magari anche di amarli, e
tentare poi di spostare un po' più avanti. Questo in sintesi, nella speranza che poi ci seguiate e noi si possa andare avanti approfondendo sempre di più e dando maggiori informazioni su tutto. Grazie e la parola ad Antonio. Grazie Annalisa. E quindi sì, ci auguriamo che questo nostro progetto spinga davvero lo Stato ad investire nell'arte e nella cultura, che sono davvero i motori della vita, non solo sociale, ma anche della vita in quanto tale, vita vissuta. E do la parola adesso a Serenella Fruschi della tua produzione, uno dei partner che ci affiancherà. Prego, Serenella. Grazie. Buongiorno a tutti. Io sono qui in qualità di rappresentante di Tao Studios SRL. Tao è una realtà giovane, nata da poco, ma comunque con un background molto particolare, perché esisteva già da prima, ma si è evoluta nel tempo fino a diventare Tao Studios. Nella nostra società ci sono i rappresentanti anche di altre associazioni, quale Cura di Maus, che si è sempre prodigata per lo sviluppo dello spettacolo, sia dal vivo che nella piccola produzione. Lo studio è il sogno che si è realizzato per noi e purtroppo con questa situazione Covid noi stiamo attraversando un gran bel momento, quindi siamo fortemente convinti che sostenere il lavoro di persone come le ragazze che sono qui con me e comunque di tanti altri ragazzi, aiutare questi ragazzi a coronare un sogno, che sia il disco da pubblicare, che sia la promozione, che sia la produzione stessa di questi ragazzi, possa essere uno stimolo in più, soprattutto in questo momento. Oramai siamo tutti rintanati in casa, abbiamo tutti molta paura, ma non ci dobbiamo fermare, lo spettacolo deve continuare e dobbiamo combattere per far sentire le nostre voci. E le nostre voci, in un certo senso, le facciamo sentire in questo modo. Aiutatemi in questo, cioè nel senso che noi dobbiamo creare questo movimento. Creando questo movimento, quindi facendo sentire le nostre voci, sono nate tante sinergie. Proprio la sinergia di cui vanno fiera è proprio la sinergia proprio con Niki, che abbiamo conosciuto per caso, ed è nato subito un feeling. Questo feeling è finalizzato ovviamente nell'ospitare proprio le masterclass o comunque tanti piccoli servizi che noi possiamo offrire a loro e loro possono offrire a noi, quindi diventeremo l'uno il supporto dell'altro. E questo è sempre a giustificare in un certo senso e a ballare forse il discorso che nell'arte non ci sono incomprensioni, non ci sono inimicizie, anzi c'è sempre più collaborazione e la collaborazione è finalizzata allo sviluppo di nuovi progetti, di nuove realtà, che siano musicali, che siano teatrali, che siano, cioè, di nuovi sviluppi nell'arte appunto tondo. E quindi questo è veramente un bellissimo, bellissimo punto di inizio. Mettiamola così. Va bene. Grazie mille. Grazie a te, Serenella. Adesso diamo spazio, innanzitutto ringraziamo Irina di Press TV di Milano, ma per dire Milano, che è diffuso in molte località della Lombardia e non solo, quindi la parola a te Irina e grazie ancora per questo collegamento. Ma noi vi ringraziamo per questa unione, se lo vogliamo, no? E non solo online, speriamo anche fisicamente, almeno quello dove si può. Parto dal presupposto che artisti sono in tutte le parti del mondo e quindi in tutte le parti, in tutte le città di Italia, quindi sarebbe il momento di unirci e di far voce tutto quello che noi possiamo fare come strumento di comunicazione e anche online, perché Iris TV innanzitutto nacque come una piattaforma multimediale online per sostenere gli artisti, fa proprio questo. Quindi noi a disposizione
per comunicare tutte le vostre manifestazioni di promozione, quindi stiamo parlando anche di strumenti che quindi possiamo mettere a disposizione anche a tutti gli artisti che si uniscono a questo progetto meraviglioso Spotline, e evidentemente anche tutti i progetti, no? E tutte le idee, noi siamo assolutamente positivi e accogliamo tutto quanto, vero Vicky? Perché sei tu la ideatrice di tutto quanto, lo dobbiamo nominare. Vittoria ha uno spirito meraviglioso, non solo un grande artista, e giustamente ringraziamo anche tutti i colleghi presenti, mi dispiace che non siamo presenti con voi, però questa è una dimostrazione che online si può fare, che online noi possiamo sostenere gli artisti. Speriamo che sarà momentaneo questo periodo e passerà, ce lo auguriamo tutti quanti, però l'arte deve rimanere assolutamente viva, quindi noi siamo con voi. Grazie di nuovo per l'invito. Grazie davvero Elina, facciamo il nostro l'invito, noi faremo di tutto affinché show must go on, perché ci crediamo, lo vogliamo, l'arte e la cultura sono fondamentali per il nostro paese, per la vita, e affinché si crei una società migliore. Grazie a tutti per l'attenzione, vi salutiamo e seguite sempre la nostra pagina Facebook Spotline Comunicazione e Promozione. Vi ricordo che le iscrizioni sono aperte, si può scrivere una mail all'indirizzo spotline.promozione@libero.it oppure contattare il numero di cellulare 329 14 3 volte 801. Le iscrizioni sono aperte, vi aspettiamo, e con voi l'arte, la cultura e lo spettacolo possono andare avanti. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie.